Non vuoi paragonarlo a me. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Ci siamo dimenticati di fare l'intro, ma tranquilli ragazzi che la faccio rapidamente io adesso. In questo video andremo a provare una paninoteca di Porto Gruaro veramente veramente buona. A consigliarcela sono stati Alex e Sara, ormai compagni di viaggio. Con loro siamo stati anche a Napoli, se vi siete persi il video andatevelo a vedere. Non c'è nient'altro da dire, ci vediamo con Danny, Alex e Sara nella paninoteca più buona di Porto Gruaro. Ragazzi, da bere, scusate, veramente da bere. Io prendo una Pepsi che mi ha consigliato lui perché molto è in vetro. Buona. Anch'io prendo la Pepsi. Mentre voi cosa prendete? Noi prendiamo una 7 Up. Sì, io un'acqua naturale e basta. Adesso vediamo dei panini. Ragazzi, sono arrivate anche le Pepsi in bottiglia. Anche la 7 Up è in bottiglia di vetro. Quindi. Ottima roba. E tu cosa hai preso? Ah, io ho preso l'Empire. Sei molto curioso di provare, secondo me. Cipolla, formaggio, uova, pancetta, pomodoro, come classico panino. Però io ho preso senza cipolla. Lui ha preso un hamburger, mentre io ho preso un panino Helvin, pane ciabatta, roast beef, salsa verde, scaglie di grano e lattuga. Mentre voi cosa avete preso? Allora raga, io ho preso un BBQ, mentre Sara... io ho un panino normale, un con hamburger. Ragazzi, andiamo ad assaggiare 7 Up. Molto buona Pepsi. Ma in vetro è molto più buona. Ragazzi, sono arrivati i panini, guardate, sono enormi, madonna. Cioè, già assurdo, sono enormi. Poi vi dico tra l'altro quanto abbiamo speso. Spoiler, pochissimo. Adesso provo il panino di Danny, vediamo se è buono anche questo. Ma un morsichetto? Hai mangiato tutta la lattuga? È buonissimo, sembra tipo panino del Mac, ma molto molto più buono. Non puoi paragonarlo a me. Intendo dire che come struttura del panino è come quello del Mac, ma la qualità è molto meglio ovviamente. E ovviamente è molto più grande, mi dicono qua dalla regia. Adesso Danny proverà il mio. Anche le patatine mi piacciono un botto, ragazzi. Cosa stai facendo? È di qualcosa di aprissimo. È buono, proprio buono il mio. Allora raga, loro adesso prenderanno il dolce mentre saranno, perché siamo pieni. Sì, esatto, adesso dovrebbe arrivare il menù. Esatto, e loro sono degli ingordi, mentre noi siamo bravissime. Esatto. Stiamo aspettando la carta dei dolci, quando torna anche Alex che è sparito. Scegliamo il dolce. Ragazzi, io ho scelto il dolce, Alex alla fine mi ha abbandonato, non lo prende. Ho preso una cheesecake ai frutti di bosco, vediamo com'è. È arrivata la mini cheesecake ai lamponi, molto bella esteticamente, alla base c'è il... come sempre il biscottino. Secondo me è buona. A me le cheesecake piacciono un botto. Una delle migliori che abbia mai mangiato. Molto buona. Ci vediamo alle considerazioni finali in macchina o dove saremo. Ragazzi, abbiamo appena finito, siamo usciti. Andiamo con le considerazioni finali. Ottimo locale, infatti ringrazio Sara e Alex perché ci hanno consigliato loro il locale. Ottimo come locale. Sì. Buonissimo, infatti. Molto buono. Qualità prezzo molto buono. Io ho speso 16 euro per un panino, come avete visto, è enorme, che si potrebbe mangiare in due. Poi la bibita e il dolce, quindi secondo me ci sta un botto. Togliamo il dolce, con 10 euro si mangia tranquillamente e anche abbondantemente. E tu? Ma secondo me il prezzo ci sta. Il panino enorme e per quello che costa ne vale assolutamente la pena. Boh, per me è molto buono, il locale è molto carino, simpatico. Sì, anche il locale è molto bello, vero? Ma sto parlando io, cioè scusa. Come locale ci sta, anche come prezzo, infatti non è la prima volta. È da apprezzare che ogni panino nel prezzo ha compreso anche le patatine, che sì, ultimamente, cioè nei locali raro. È raro questa cosa, quindi. Andiamo con la votazione, per me al panino un bel 9, mi è piaciuto veramente tanto, soprattutto la cremina, il prosciutto. Per la cheesecake anche un 8 e mezzo, dai. E votazione finale anche un 9. Tu Alex? Io darei un bel 8 e mezzo. In totale anche nel complesso con la cena e tutto un 9 e mezzo, perché comunque il locale è molto buono, anche come ci hanno serviti, sono stati molto gentili, non sono mai stati scortesi. Io in complesso do 9. E il panino? Un panino 10. Ok, ciao. Anch'io un 9, 9 e mezzo, perché comunque sì, il locale è bello e anche il panino era buono. Bene ragazzi, questo era l'ultimo video qua in Italia. Dal prossimo video
video per un po' di tempo saremo in un altro stato. No, aspettate, aspettate ragazzi, non ascoltate quello che sta dicendo questo qua, che non sa neanche di cosa sta parlando. Il prossimo video non sarà l'inizio di questa fatidica serie, bensì la settimana dopo, il 21 settembre. Mi raccomando, segnatevi la data. Nel prossimo video invece torneranno i prodotti del supermercato. Provate anche quelli a indovinarli qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, che il 63% di voi non è iscritto. Quindi se vi iscrivete al canale ci fate un favore enorme. È gratis. Esatto, è gratis, quindi fatelo, che così ci aiutate. Attivate la campanella e lasciate un like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao. Ah, comunque ragazzi, commentate qui sotto nei commenti se avete mai visto dei panini così grandi. Non ho mai visto dei panini così grandi in tutta la mia vita, cioè sono scioccato.